Buongiorno, sono qui per parlarvi della Moxa, di questa metodologia facilissima che non necessita di una preparazione particolare in medicina cinese o in shiatsu, ma che può essere tranquillamente usata come terapia alternativa. Questo è un box di legno da cui esce appunto il fumo e qua dentro ci si mette una pallina di Moxa che si accende poi con l'accendino. E si chiude finché fa fumo, questa brucia e l'ho messa in questo punto dove il punto che mi aveva detto va bene per tutti e sempre senza nessun tipo di complicazione. Maestro Zhou, maestro cinese esperto in Qigong, che è venuto in Italia, viene in Italia saltuariamente, che ho avuto l'onore di incontrare. E che cos'è la Moxa? È l'Artemisia, che è questa. Ok, l'Artemisia viene presa, ci si fa una pallina, si inserisce all'interno di questo box e si accende con l'accendino. Successivamente si posiziona sul punto da trattare e si lascia così finché va bene. Ecco, io lascio chiuso perché non sento ancora molto calore nel punto occupato appunto dalla scatola, ma nel momento in cui ci fosse troppo calore si solleva e si lascia aperto o semiaperto. Perché l'Artemisia? Perché l'Artemisia, che è il principio, l'erba con cui si fa appunto la moxa, che si può fare in questo modo, ma ci sono anche le pipette piccole, più piccole, i sigarigli, no, sigarigli spagnolo, tipo i sigari. L'Artemisia è stato scoperto, provato dalla tradizione, dalla medicina tradizionale cinese, che vibra alla stessa frequenza del corpo eterico, quindi del primo strato dell'aura. E quindi va a, con queste vibrazioni, a riempire un po' i buchi che abbiamo avuto con le varie problematiche, lo stress, la stanchezza. E quindi una validissima ed innocua terapia alternativa, nel mio caso una terapia di supporto per la prevenzione alle recidive di cancro. Buona giornata a tutti e provate, provate, provate.